Ne ha superate tante nella vita Giuseppe Ottaviani e oggi è arrivato ad un altro traguardo. Ha spento 104 candeline in un momento delicato che ha deciso di affrontare con la forza del sorriso insieme all'amata moglie Alba, come ha sempre fatto d'altronde. Nato il 20 maggio 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, il nonnino di Sant'Ippolito ha superato virus e pandemie. Come sta Giuseppe? È vergognoso, ma io sto bene. Perché vergognoso? Siamo felici per lei. Com'è stato questo periodo? È rimasto in casa? Maggiormente in casa. Però sono uscito, sono andato a destra e a sinistra, a secondo i bisogni. Insomma, io ho vissuto la mia vita normale. Ecco, ma questo virus le ha fatto paura questi giorni? Sto virus mi ha fatto impressione perché è tanto inutile. Non devi fare il forte. È stato attento però. Sì, ho sentito quei particolari che suggerivano di stare riguardato su questo, su quello. Con le sue imprese sportive e gli innumerevoli record, l'atleta intramontabile ha trasmesso negli anni un messaggio di tenacia e speranza, diventando un esempio per tutte le generazioni. Nella sua carriera agonistica, iniziata dopo i 70 anni, è stato capace di conquistare titoli iridati a Madrid, Malaga, Ancona e Jesolo, nonché 10 medaglie d'oro in una sola competizione durante i Mondiali Master di Budapest nel 2014. Ma a me non faceva niente, io quasi mi dispiacevo. Perché? Non avevo quell'accorgimento di medagliato. Però è stato contento. Un po' di emozione fa bene. Va bene, insomma, ti fa vivere. Orgoglioso delle sue origini, oggi ha deciso di festeggiare il compleanno lasciando al bar del paese un caffè pagato ai suoi compaesani. Ma è stata una festa particolare a causa delle misure anticontagio imposte dal Covid-19. Poc'anzi sono stato a trovare Giuseppe perché è dovere mio, quale tecnico, quale presidente soprattutto del gruppo Atletica Fossombrone, portargli un souvenir, un regalo, una presenza, si dice. Perché mentre gli anni precedenti avevamo tutti gli anni organizzato un sistema di un pranzo il giorno dopo, lo stesso giorno o la domenica dopo, presso un ristorante con torte, 200-300 persone. E che uomo è Giuseppe? Peppe, detto così alla buona, è un grande in tutti i sensi, nella sua vita, nello sport soprattutto, io che l'ho visto e lo vedo come atleta, e oltre, cosa vuol dire? Quando per esempio 10 anni fa andavamo a fare una gara, faccio un esempio a Formia, non so, a Caorle, lui mi programmava, mi fermava, mi telefonava, dice la prossima volta faremo così. Quindi non era solo uno che faceva, ma era un dirigente di se stesso e anche sugli altri. E questa è una cosa bella, molto bella. Beppe questa mattina è arrivato al bar accompagnato dal figlio Paolo. Dopo aver salutato i presenti e il sindaco di Sant'Ippolito Marco Marchetti ha sorseggiato un caffè, ma rigorosamente d'orzo. Era impossibile mancare a questo compleanno, 104 anni del nostro scalpellino d'oro. L'amministrazione comunale, il comune si stringe con orgoglio a questo nostro concittadino. È una persona che rende sempre onore al nostro comune e dà la possibilità di parlare di Sant'Ippolito anche al di fuori dei nostri confini comunali. Ed è anche un esempio di vita, di uno stile di vita sano, uno sport che è gioia di vivere e allunga la vita, si può dire in questo caso, e quindi non potevamo mancare ad abbracciare virtualmente in questo periodo al nostro concittadino. Auguri a tutti quanti, eh!